Buonasera a tutti presenti. Ho ricevuto questo incarico di fare da moderatore in questa serata di alto spessore culturale e spirituale, alla presenza delle autorità non solo cittadine, ma dei rappresentanti dell'ordine francescano e di chi rappresenta certamente anche il nostro vescovo Ciro Miniero, miei saluti. Io non mi trattengo più di tanto, mi limiterò a presentare appunto coloro che interverranno, sia per i saluti, sia per entrare nel merito molto brevemente di questa esposizione che per la prima volta ci dà la gioia di poter esporre un quadro che è del 700, del 1725 di Angelo Galtieri di Mormanno, che rappresenta quello che viene definito il miracolo di San Francesco ad Acropoli o il miracolo della mele. Qui abbiamo i rappresentanti della sovrintendenza, che ringrazio, il dottor Mario Pagano, che è titolare della sovrintendenza di Cosenza, ma responsabile anche per le province di Crotone e Catanzaro, per i beni archeologici del paesaggio e per quelli artistici oltretutto. Cioè, con lui il funzionario storico dell'arte, collega in fondo, Enrichetta Salerno, è accompagnato anche da un altro storico dell'arte, dottor Samà, e altri rappresentanti del mondo culturale, critici e storici dell'arte, tra cui anche appunto l'amico Mimmo Marcigliano, e dei frati minori, che viene espressamente oggi, questa sera appunto, da Cava, in rappresentanza del ministro provinciale Ian Di Orio, che ha sede appunto a Baronissi. Poi man mano faremo intervenire tutti. Nel frattempo ovviamente diamo la parola alle autorità della città di Agropoli, a partire dal sindaco, il dottor Adamo Coppola. Prego. Buonasera a tutti, da parte mia, naturalmente quale sindaco della città di Agropoli, ma a nome di tutta l'amministrazione comunale della stessa città, noi siamo molto felici di inaugurare questa mostra stasera, Miracolo di San Francesco ad Agropoli. Voglio ringraziare per tutto quello che siamo riusciti a mettere in campo l'Associazione Spirito Francescano, con cui abbiamo cominciato un percorso di collaborazione non da oggi, ma da diversi anni, che produce mese dopo mese, anno dopo anno, sempre risultati, io direi, brillanti. Quindi li voglio ringraziare. Colgo l'occasione per ringraziare anche l'Associazione Nazionale Carabinieri in Pensioni, che subito si è resa disponibile a supportarci in questa mostra particolare. Loro sono stati gentilissimi a darci questo supporto, questa vicinanza. Voglio naturalmente salutare tutte le autorità religiose, i critici d'arte, i rappresentanti della sovrintendenza, insomma tutti coloro che hanno dato il loro contributo perché questa giornata potesse essere e questi giorni che verranno avremo la possibilità, la cittadinanza, i turisti, chi vorrà, avrà la cittadinanza di avere la possibilità di visitare questa mostra così bella, così interessante. E quindi per questo motivo sono felice, orgoglioso. Un ringraziamento particolare va a Franco Crispino, che fra poco credo porterà i suoi saluti, che ha curato un po' tutti i rapporti per quel che riguarda l'aspetto della cultura dell'amministrazione comunale di Agropoli, quindi a lui diciamo i ringraziamenti maggiori per il lavoro che ha svolto. Detto questo, voglio esprimere veramente la felicità, perché sono giorni particolari, giornate particolari che verranno ricordate, e che segnano dei punti in un percorso amministrativo di un sindaco, perché ci sono tanti momenti belli che possono essere ricordati, l'inaugurazione di un'opera pubblica, come dire, la risoluzione di un problema turistico, ma quando si parla di cultura io credo ci sia ancora più soddisfazione. E quindi per questo io segnerò veramente con un cerchietto rosso questa giornata, perché per me è un momento molto bello, di orgoglio, e quindi lo ricorderò veramente lo ricordo in maniera molto forte e naturalmente immaginiamo insieme, visto che questi incontri ci portano a pensare anche a altro, di proseguire questo percorso, immaginiamo insieme ancora altre cose perché possiamo avere altri giorni così importanti ricchi di soddisfazione. Grazie a tutti. Grazie Sindaco.
E volevo ricordare appunto che questa iniziativa rientra nelle celebrazioni degli 800 anni dall'incontro ad Agropoli nel 1219 di San Daniele Fasanella, nativo di Belvedere Marittimo, con San Francesco. Per organizzare questo evento di grande complessità, perché ovviamente è un discorso interregionale, persino di trasferimento di opere d'arte, per cui abbiamo dovuto anche rifarci a una ditta certificata dalle soprintendenze, nella persona appunto di Antonio Delia della ditta Cartusia, non so se è presente, che ha curato il trasferimento, il trasporto del quadro e curerà anche il rientro della stessa opera d'arte nel refettorio del convento cappuccino di Belvedere Marittimo, che è rappresentato qui proprio dal padre guardiano Alessandro Gatti, e mentre appunto l'ordine dei cappuccini è rappresentato dal ministro provinciale appunto padre Pietro Ammendolagine, che io ringrazio per la fattiva collaborazione, tantissime telefonate che abbiamo avuto con lui, con il rappresentante dell'ordine anche a Cosenza, con la storica dell'arte Enrichetta Salerno. Ecco, la burocrazia in questo caso ha funzionato benissimo, perché sono stati dei puntelli necessari per il buon esito appunto dell'evento. Ora, ovviamente nell'ambito di questa iniziativa abbiamo formato un comitato di cui fa parte sia l'Associazione Spirito Francescano, con il presidente appunto Germano Rizzo, io sono il riferimento culturale sia dell'associazione che del comitato, lo stesso padre Antonello Arundine, che è il padre guardiano del convento di Lustra, e per conto dell'amministrazione ovviamente Franco Crispino, non poteva essere altrimenti. E il nostro presidente, nominato d'ufficio sul campo, ovviamente Don Carlo Pisani, che è parroco sia della Chiesa Madre di Pietro e Paolo che di quella della Madonna di Costantinopoli, ma per quanto ci riguarda nell'evento della Chiesa di San Francesco, che gentilmente ci ha messo a disposizione, ha aperto durante la visita che io ho condotto anche nell'ex convento questo pomeriggio con i nostri graditissimi ospiti. Ecco, pregherei quindi Francesco Crispino di dare i suoi saluti con un intervento. Buonasera, io sono stato particolarmente onorato di rappresentare l'amministrazione comunale di Agropoli, il sindaco Adamo Coppola, all'interno di questo comitato che si è costituito. Mi chiamo Francesco, sono di origini calabrese da parte di madre, quindi ho tanti agganci insomma all'evento che andiamo a inaugurare stasera. Mi associo ovviamente ai ringraziamenti che ha portato il sindaco Coppola alla sovrintendenza, alle autorità francescane presenti, e non posso non ricordare stasera che la mostra che andiamo ad inaugurare si inserisce nell'ambito del Settembre Culturale, che è la rassegna di punta promossa dall'amministrazione comunale di Agropoli nell'ambito della cultura, ovviamente, e la mostra parte stasera fino alla fine fino al 30 di settembre, quindi alla fine della rassegna, che si arricchisce non solo la rassegna, che è una rassegna dedicata al libro e alla lettura in particolare, si arricchisce di altri due momenti dedicati specificamente al libro. Per questo devo ringraziare il parroco della parrocchia qui di San Pietro e Paolo, che ci ha segnalato un libro che è stato pubblicato a cura di Monsignor Felice Accrocca, che è l'arcivescovo di Benevento, su San Francesco, uno dei massimi studiosi. Mi sono fortemente documentato su questo, massimi studiosi di San Francesco vivente. E un altro momento importante, questa presentazione di Monsignor Accrocca si terrà il 26 di settembre, invece abbiamo, grazie alla casa segnalata dalla casa editrice Einaudi, un libro
che sarà pubblicato dopo il 15 settembre, quindi per questo ancora non abbiamo la data precisa, a cura di Ferrero, che è stato a lungo, per tantissimi anni, direttore del Salone del Libro di Torino. Il libro ha per titolo San Francesco e il Sultano. Su questa è una data che poi sarà nostra premura dell'amministrazione comunale comunicare tempestivamente. Colgo l'occasione per ringraziarvi nuovamente. Grazie. Ovviamente una parola va concessa anche al comitato che tanto ha lavorato, a partire appunto dal citato Don Carlo Pisani, che inviterei per un saluto. Buonasera, è inutile dire che io mi unisco ai ringraziamenti già espressi dal sindaco e dal delegato alla cultura Franco Crispino, a tutti coloro che si sono prodigati perché si potesse realizzare questa sera una mostra complessa, nel senso che potremmo dire il piatto forte è sicuramente la tela del miracolo delle mele di San Francesco, di cui poi ci parlerà meglio Padre Mimmo, che è un esperto del settore. Accanto a questo dei pannelli che rappresentano degli affreschi sul miracolo di San Francesco ad Agropoli, e poi ovviamente ripropone la mostra quel percorso di Rosa Cianciulli che già l'anno scorso, se non sbaglio, abbiamo insieme avuto modo di ammirare. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato. Poco prima, intrattenendomi piacevolmente con i reverendi padri Cappuccini e con padre Mimmo, perché padre Antonello è arrivato in ritardo, come sempre qualcuno aggiunge, sottolineiamo una cosa che credo sia importante dal nostro punto di vista, dal punto di vista di uomini di fede o che cercano almeno insomma di vivere la dimensione della fede, che questa mostra è e può essere il primo tassello, il primo momento di un dialogo, di un confronto, di un colloquio spirituale e culturale tra la nostra comunità di Agropoli, quella civile e quella cristiana, con la comunità di Belvedere Marittimo, nel nome della comune devozione a San Francesco e di questo nuovo elemento che da pochi anni è così venuto a gara grazie all'opera del professore Capano, cioè dell'incontro con San Daniele Fasanella, uno dei, se non sbaglio, i francescani poi mi correggeranno, dei martiri della seconda ondata, potremmo dire, no? dei martiri francescani. Dunque, questo dicevo, a noi interessa perché è la possibilità di avviare un processo, un dialogo, un itinerario che ci aiuti ad approfondire maggiormente l'influenza della figura di Francesco non solo nella formazione della coscienza cristiana del passato, ma quanto ancora la figura di Francesco può contribuire al nostro essere cristiani oggi, a rispondere alle grandi sfide che la fede cristiana oggi si trova ad affrontare. Il delegato alla cultura Crispino ha citato il libro che ha come tema l'incontro con il sultano, ecco, quello del dialogo interreligioso, quello dell'ecologia,
sono alcuni di quei temi che insieme possiamo rileggere alla luce del messaggio di Francesco. E la presenza questa sera dei padri cappuccini della provincia di Calabria, dei cari padri minori della provincia salernitano-lucana, è per noi un ulteriore come dire, segno di incoraggiamento a procedere in questa strada. Grazie ancora a tutti e buona serata. Un doveroso saluto va anche rivolto a padre Anacleto, che è vicario della custodia del Santo Sepolcro, che ci onora quindi della sua presenza, viene appositamente da Salerno. Tra l'altro io a Salerno ho invitato anche padre Valentino Incampo, che è il provinciale appunto dei Cappuccini. Mi diceva che aveva degli impegni, probabilmente avrebbe destinato qualche suo rappresentante. Comunque a lui anche un mio caro saluto. L'ho conosciuto, è una persona molto attiva, intelligente e colta, per cui presso il convento dell'Immacolata, diciamo dedicato all'Immacolata, a Piazza San Francesco. È altrettanto doveroso un saluto per l'inaspettata presenza dell'assessore del comune di Belvedere Marittimo, al quale noi come comune appunto di Agropoli, della città di Agropoli, avevamo già inviato un invito nell'eventualità anche di un prossimo gemellaggio nel segno di San Daniele Fasanella. L'assessore, appunto, l'ingegnere Vincenzo Cristofaro, che ha molte deleghe, tra l'altro, nell'ambito del comune, che di recente, tra l'altro, ha cambiato sindaco, eccetera, quindi è possibile che anche a questo si debba l'incertezza della risposta. Io considero un segno che lui sia qui, di propria iniziativa, proprio per i collegamenti stretti di devozione, di fede che ha con il convento di Belvedere Marittimo, di cui rappresenta quasi l'ufficio stampa. Tra l'altro, un'altra notizia importantissima per noi, di cui ci daranno qualche informazione padre Pietro e anche padre Alessandro, è che loro sono di recente ritornati da Ceuta, dove San Daniele Fasanella nel 1227 è stato martirizzato insieme ai suoi sei confratelli, e quindi forma una delle pagine più importanti, luminose, del francescanesimo della Basilicata. Ora, per quanto riguarda il nostro comitato, ovviamente la parola la cedo adesso al presidente dell'Associazione Spirito Francescano e poi anche a padre Antonella Rundine. Buonasera a tutti e ringrazio i graditi ospiti che ci hanno onorato in questa serata. Nel nome di Francesco e in puro spirito francescano inauguriamo questa bella mostra. Io sarò brevissimo anche per compensare le lungaggini dell'amico Capano, ma qualcosa devo dire e soprattutto se siamo qui questa sera lo dobbiamo a una felice intuizione del nostro sindaco Adamo Coppola, che leggendo il libro che noi abbiamo prodotto lo scorso anno, ha impattato il quadro che è in mostra questa sera. E tramite l'assessore Crispino ci ha fatto sapere: ma perché non portiamo questo quadro ad Agropoli? Io sono rimasto sorpreso e ho detto: ci ha rubato un'idea. E di questo lo ringraziamo. Detto questo, un altro dei motivi per cui siamo qui è perché nel lontano, posso dire, 2013, un gruppo di amici hanno avuto l'idea di sognare un percorso e un progetto per la nostra città. Abbiamo ripreso una vicenda un poco dimenticata nella nostra città, che si parlava della presenza di San Francesco ad Agropoli. Se ne parlava così, ma molto raramente, come di una leggenda. Per fortuna in questi anni, anche con l'aiuto del nostro storico Capano, abbiamo trovato e intrecciato percorsi che ci fanno dire, anche grazie all'apporto della comunità francescana e religiosa, che
è una tradizione ormai consolidata. E questo è nato nel 2013, subito dopo l'elezione al soglio pontificio di Padre Bergoglio, che poi ha assunto il nome di Francesco. E allora immaginammo questo percorso. Oltretutto, subito l'anno dopo, andammo in visita e fummo ricevuti dal Papa, con una folta delegazione e con l'allora sindaco Francesco Alfieri, che salutiamo, stasera non è potuto venire, però è stato il primo dell'amministrazione. Adesso ci sta Adamo Coppola, che lo stesso ci supporta nelle nostre iniziative con forza. In quell'incontro noi presentammo al pontefice una richiesta della città, in cui chiedevamo che il Papa potesse venire ad Agropoli a sanare lo sgarbo fatto dagli agropolesi del tempo. L'incontro è stato breve, però molto significativo, e a noi ha significato che il Papa abbia inteso. Oltretutto, se quell'incontro è stato positivo, l'abbiamo anche riscontrato circa 20 giorni dopo, quando il Papa è stato a Cassano allo Ionio e dal ritorno nella nostra città è stato visto passare l'elicottero papale, ed è stato documentato anche da Cilento Channel con un'intervista. Anche noi nel nostro libro l'abbiamo documentato. Quindi noi siamo convinti che Papa Francesco sia passato. Ci saranno ulteriori inviti nei prossimi mesi in una delle prossime iniziative che faremo nel corso degli 800 anni delle celebrazioni, e noi speriamo. È una cosa utopistica, ma noi crediamo che l'utopia si possa trasformare in realtà. Non mi dilungo di più, perché, ripeto, ci sono anche altri ospiti che devono parlare, e ringrazio tutti per averci dato una serata di bella cultura e in puro spirito francescano. Grazie. Padre Antonello? Devo ringraziare brevemente gli sponsor che sempre ci accompagnano nelle nostre iniziative. L'artista Rosa Gianciulli, che anche quest'anno con la sua mostra pregevole ci accompagna. E l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, che con il presidente Antonio Chiarelli ha dato la disponibilità per collaborare al controllo e alla vigilanza all'interno della mostra, e a tutti i collaboratori che stasera sono presenti. Un ultimo ringraziamento a Cilento Channel, che sempre ci accompagna nelle iniziative e che stasera manda in diretta TV questa manifestazione. Grazie. Credo che la parola più bella questa sera sia grazie al Comitato Spirito Francescano, all'amministrazione di Agropoli, per la passione che in questi anni e in quest'ultimo tempo soprattutto sta mettendo per far venire fuori e far rivivere questa tradizione, come sottotitolo bellissimo che avete scelto per l'inaugurazione di questa mostra, una tradizione di fede e di speranza. Ed è bello che questa sera sono due i temi che ci interessano, soprattutto in questo tempo così delicato che Francesco ancora una volta chiama alla nostra attenzione. Il primo tema è quello della memoria, ricordarci, riportare al cuore. E noi questa sera stiamo portando al cuore una tradizione che gli agropolesi, io come agropolese ne sono così orgoglioso, questa tradizione di questo passaggio di Francesco. Una tradizione che fa sì che portandolo a cuore possa rivivere e sia un monito per noi e per le generazioni future, affinché la fede di Francesco continui a vivere nella nostra cittadina e sia una fede robusta, una fede che sappia dare ragione alla speranza che diventa presenza, che è Gesù Cristo. Quindi grazie per questa iniziativa, grazie per chi si è prodigato perché tutto si realizzasse, e grazie soprattutto perché San Francesco è più vivo oggi che mai, in questo tempo che ha tanto bisogno di Dio e che ha tanto bisogno di testimoni forti, di maestri che testimoniano con la vita il passaggio di Dio nella nostra vita. Grazie.
certamente una testimonianza che si riflette anche nell'azione degli altri frati qui presenti, a iniziare dal ministro provinciale, padre Pietro Amendola, che io invito ad un saluto. Buonasera a tutti, io mi associo alle parole del padre che mi ha preceduto, nel senso che dal mio cuore nasce un vivo ringraziamento per questo evento che ci onora grandemente come frati cappuccini della Calabria. Noi in Calabria custodiamo la memoria di San Daniele, perché San Daniele, faccio una piccola premessa, San Daniele è il patrono della Calabria francescana, perché nel nome di San Daniele ci ritroviamo tutti i francescani in Calabria. È patrono della provincia dei frati minori, è patrono della custodia dei conventuali, è patrono della provincia dei cappuccini ed è patrono della regione del terzo ordine francescano. Quindi in San Daniele ci ritroviamo tutti i francescani calabresi. E noi cappuccini abbiamo l'onore di custodire in Calabria la sua memoria, perché abbiamo un convento che risale al 1600 a Belvedere Marittimo, dove San Daniele è nato e da dove è partito per venire qui e per andare poi a Firenze a ricevere l'ubbidienza di frate Elia, per partire poi per Ceuta e lì trovare il martirio, vivere il martirio. Quindi noi in Calabria, a Belvedere Marittimo, custodiamo la memoria di San Daniele, le reliquie, curiamo la festa, custodiamo la sua casa dove lui è nato, il luogo da dove lui è partito, si chiama Scoglio Oremus, che sono dei massi nel mare da dove si ricorda la sua partenza. E quindi per noi è veramente un grande onore essere stati coinvolti in questa iniziativa e aver dato veramente con grande gioia la possibilità di portare il quadro che custodiamo nel nostro convento di Belvedere, nel refettorio, per essere qui esposto in questa mostra. E ringrazio anche l'occasione, anche la sovrintendenza della Calabria, che è qui presente, rappresentata, perché veramente in questa manifestazione si è coinvolta grandemente. Diceva prima Antonio che con padre Alessandro portiamo la testimonianza della nostra recente visita a Ceuta. Siamo stati per così rinsaldare i rapporti con la comunità di Ceuta, dove San Daniele è patrono, una città di 60.000 abitanti, e San Daniele è patrono di questa città. Abbiamo visto il luogo dove è stato martirizzato, dove viene custodita la sua immagine, le sue reliquie, e io ho letto in questi due eventi per me come un evento di grazia, perché noi entriamo adesso in questo centenario della vestizione di San Daniele e per noi frati della Calabria deve essere un evento che ci deve coinvolgere anche per una testimonianza vocazionale nel nome di San Daniele. Quindi ho voluto leggere questi due eventi perché non mi sarei mai aspettato né di andare a Ceuta, perché è stato un evento dovevamo andare in Spagna per un'altra commissione e ci siamo trovati a Ceuta, e grazie anche a padre Alessandro, e poi anche qui tutto ci richiama la presenza sicuramente di San Francesco, ma anche di Daniele Fasanella.
E quindi leggo questi eventi come momenti di grazia per noi. E mi sento veramente onorato, ringrazio tutti per quello che avete fatto, per le pubblicazioni, le stampe, i manifesti, per il modo con cui avete organizzato questo evento. E poi io sono, diciamo, caratterialmente, ecco, quando devo andare a presenziare per qualche evento, mi piace documentarmi, no? Quindi comincio a girare, a guardare, ho letto quel libro che avete prodotto con tutte le manifestazioni accuratamente, mi sono letto un'altra pubblicazione curata da un nostro frate Ippolito Fortino sui martiri calabresi e poi per caso, ecco, quando sono andato a Ceuta ci hanno fatto dono di questa pubblicazione in spagnolo e io inizialmente l'avevo messa da parte, però poi ho cominciato a sfogliarla, ma così e senza, così, per caso, in questa pubblicazione c'è il nome di Agropoli. E quindi ho pensato che di fare cosa gradita, di farvene omaggio, perché, diciamo, è un'ulteriore conferma, perché è un testo questo del Settecento, praticamente è un poema dedicato a San Daniele, alla sua vicenda storica e al suo martirio, che è stata musicata ed eseguita come opera, viene eseguita come operetta, diciamo, durante i festeggiamenti nella chiesa di Ceuta. E diciamo, penso che sia cosa bella e gradita che una volta all'anno la parola Agropoli risuoni nella chiesa di Ceuta. Quindi faccio questo dono all'associazione, così, ecco. E grazie a tutti per... Grazie. Anche lui un po'. Sindaco. Oh. Lo facciamo e poi lo facciamo vedere. Non attendo. Pensa. Facciamo vedere anche per la telecamera. Possiamo togliere questo un attimo. Alzatelo, fatelo vedere bene. Sindaco, voltati per favore verso di noi, grazie. Adesso se mettete, dopo ve lo consegniamo, sì, dopo. Sì, un attimo che eccola qua, la mettiamo e vediamo, sì, tutto dopo. Grazie, va bene? Grazie. Un saluto di padre Alessandro Gatti, che è il padre guardiano del convento di Belvedere Marittimo. Semplicemente mi associo a quello che hanno già detto i miei confratelli, padre Antonello, il mio ministro provinciale, grazie dal profondo del mio cuore. Ma un grazie va a te, caro Antonio. Da alcuni anni ci conosciamo per la tua stretta collaborazione, ma soprattutto per la tua fraterna amicizia nei confronti del nostro convento di Belvedere Marittimo. Il mio grazie va al signor sindaco di questa città, agli altri rappresentanti, ai miei confratelli, al signor parroco, grazie a tutti, alla sovrintendenza che c'è un legame fraterno di Cosenza, grazie, pace e bene. E prima di dare il nome autorevole alla sovrintendenza che chiude e qui in voto la serata, così come ha chiuso l'iter burocratico in modo felicissimo, come ci si dovrebbe augurare in ogni pratica amministrativa. Ecco, la parola va data anche per ecco, una spiegazione sintetica sull'opera d'arte al nostro storico dell'arte dell'ordine francescano, padre Mimmo Marcigliano, che è venuto apposta da Cava anche in nome del ministro provinciale Ian Di Iorio. Prego Mimmo.
Grazie di cuore a tutti per questa serata particolare. Ecco, un evento culturale e spirituale già stato sottolineato grazie all'Associazione Spirito Francescano, anche all'amministrazione comunale. Ecco, sono opportunità e occasioni veramente per conoscere non solo la spiritualità di Francesco, qui se molto sentita qui ad Agropoli, ma anche per sottolineare l'importanza anche culturale, ecco, di quanto anche stiamo per ammirare nel quadro esposto. Ecco, due riferimenti importanti, per chiaramente non è la sede opportuna per poter approfondire, ecco, questo tema. Intanto mi sfuggiva i saluti del nostro ministro provinciale, anche io come vicario provinciale e come delegato per i beni culturali della provincia, ecco, sono onorato di essere qui questa sera. Ecco, in riferimento al quadro, al miracolo delle mele, interessante sottolineare la portata storica, perché ci sono due testi importanti, un testo di Fra Marco da Lisbona, Le Croniche di San Francesco, scritto in spagnolo, tradotto in lingua italiana del 1607, che parla di questo miracolo delle mele, e anche un testo, coevo, della Vita Beati Francisci, che ugualmente riporta questo miracolo in maniera dettagliata, con alcune varianti, e queste varianti le troviamo in alcune immagini dello stesso soggetto, dello stesso tema, in altre opere, sia del 1500, della fine del 1500, che del 1600. Ne posso citare qualcuna, ecco, forse quella più vicina è un affresco del 1595 nel chiostro del santuario Sant'Antonio di Polla. E lì c'è lo stesso tema raffigurato, come anche in un affresco della chiesa di San Francesco a Saronno, vicino Varese, a Senigallia, ma addirittura nel Museo di Arte Coloniale a Santiago del Cile, una tela del Settecento, che raffigura il miracolo delle mele. È interessante lì perché troviamo una tavola imbandita, ricchissima, ecco, sembra essere proprio in un contesto di festa. Ecco, per dire come questo soggetto è stato raffigurato e rappresentato da vari artisti. E questo per dire che cosa? E mi leggo subito alla spiritualità francescana. Non possiamo non dire che esiste, anche se qualcuno potrebbe obiettare, esiste un'arte francescana, certo, perché con Francesco si rivoluziona il modo anche di esprimere le immagini. L'arte francescana con Francesco, o meglio, con subito la generazione sanfrancescana, viene espressa un'arte cosiddetta didascalica. L'arte francescana è un'arte didascalica, esempio fra tutti il ciclo giottesco, ecco, chiaramente lì abbiamo l'esempio più eclatante, ma per dire che l'arte francescana il linguaggio diventa un linguaggio diretto, quindi Francesco media, ecco, questo rapporto tra il divino e l'umano. Francesco con il Natale di Greccio sottolinea questo aspetto, voleva vedere, dice la vita prima di Tommaso da Celano, Francesco voleva vedere con gli occhi del corpo l'incarnazione di Gesù, quindi in maniera plastica raffigura l'incarnazione. L'elodio a Dio Altissimo, tu sei bellezza, richiama la bellezza di Dio che diventa poi visibile agli occhi degli uomini. Ecco, una spiritualità straordinaria che nel tempo, nei secoli, ha prodotto delle opere straordinarie altrettanto. E sono state tutte, sono tutte opere di carattere appunto contenutistico chiaramente, ma didascalico, cioè trasmettono un messaggio chiaro e diretto a chi osserva queste opere. Ecco, ci tenevo a sottolineare semplicemente in maniera sintetica, dicevo, questi due aspetti, le fonti di questi due testi e chiaramente le altre immagini che riproducono questo miracolo delle mele. Ecco, un grazie veramente di cuore per questa occasione, ancora una volta questa opportunità, che permette di mettere insieme tanti elementi. Tutti lavoriamo nella parte, come dire, più religiosa, nella parte civica, civile, lavoriamo per uno stesso motivo, per il bene comune, e il bene comune va messo insieme anche attraverso queste iniziative culturali. Grazie di cuore a tutti. Bene, la volta adesso del soprintendente dottor Mario Pagano, che invito ad intervenire. Buonasera a tutti, sarò brevissimo perché ovviamente
abbiamo parlato in tante. Cioè, io sono particolarmente felice di essere qui, anche perché sono campano, quindi mi unisce, diciamo, la cosa. Sono tra l'altro stato l'ultimo sovrintendente, anche se per pochi mesi, della sovrintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento, che adesso è anche questa è diventata sovrintendenza unica. E sono anche felice di questa cosa, anche per il motivo che mi lega un'amicizia anche con Antonio Capano da tanti anni, e quindi ci sono continui scambi culturali. E anche, diciamo, mi congratulo con l'associazione e col sindaco, perché ha ripreso un'idea che io ho sempre avuto, cioè quella di fare delle mostre, diciamo, delle piccole mostre monotematiche, ma su argomenti pregnanti. Questa in realtà non è un'idea antica, risale addirittura a Napoleone III, all'impero, che pensava che, diciamo, le opere d'arte non dovevano stare solo al Louvre, ma dovevano stare anche nei musei delle piccole città della Francia. Purtroppo noi in Italia meridionale non abbiamo tanto questa idea, perché discendiamo da un centralismo borbonico e poi unitario che ha fatto venire meno un po' quello spirito comunale che in origine c'era anche in Italia meridionale. E quindi l'idea, soprattutto nei luoghi di villeggiatura turistici, di fare delle mostre particolari, il sindaco veramente è stato illuminato, ha avuto un'intuizione che pochi sindaci hanno, perché, anche perché ovviamente con le difficoltà economiche la cultura viene un po' commessa negli ultimi anni, un po', diciamo, la si considera un po' all'angolo, perché dice vabbè, è una spesa superflua. Quindi, senza pensare che queste opere d'arte diventano grandi strumenti di media culturale, di educazione, prima di tutto per le popolazioni, perché il patrimonio culturale in Italia meridionale molto spesso è negletto, perché ci sono pochi soldi, perché si mettono davanti altre questioni più cogenti, più urgenti. Ed invece può essere un grande motore di sviluppo, e i cittadini e anche gli ospiti sono i primi custodi del patrimonio culturale. Quindi la prima fase è proprio l'educazione che ne discende da queste mostre, da queste cose. Quindi tutto il valore che l'opera d'arte, e per questo deve essere tutelata. Noi è un patrimonio che naturalmente è ricchissimo ed è esposto. E quindi ben vengano anche l'aiuto dei volontari dei carabinieri che diciamo, aiutano anche, diciamo, nella sicurezza di questo patrimonio. E quindi non dico altro, ma dico anche che oltre a questo aspetto c'è anche un aspetto di indotto turistico, perché la presenza di mostre anche piccole, noi abbiamo da tempo superato l'idea dei capolavori, ma anche qualche capolavoro non è che ci manca, diciamo, che ci manca da vederla, cioè un quadro anche, diciamo, in Calabria, poi, diciamo, come anche nel Regno di Napoli, c'è una pittura del tutto particolare, perché praticamente nella pittura napoletana, si, a differenza di altri paesi europei che sono più aulici, diciamo, si vede proprio l'anima religiosa più popolare, più, della sensibilità più popolare del popolo dell'Italia meridionale, e soprattutto in Calabria c'è una pittura meno aulica, ci sono anche dei capolavori, che c'erano i grandi feudatari, ma molti pittori che studiavano a Napoli poi dopo hanno prodotto, come l'autore qui che era del Pollino, diciamo, quindi era di una montagna, uno penserebbe la montagna del Pollino, adesso è provincia della provincia, diciamo, dico. Ma invece non era così in questo periodo, diciamo, settecentesco, in cui, diciamo, invece la Calabria è un po' il centro del Mediterraneo, diciamo, anche perché da Belvedere attraverso Agropoli si arrivava facilmente a Napoli, a Roma si portavano prodotti. Pensate che il vino di Scalea e di Belvedere era preferito sulle tavole dei papi all'epoca, e quindi c'era questo rapporto anche commerciale e personale. Quindi l'idea di un rapporto tra i cilentani e i calabresi era strettissima in quel periodo, perché aveva la grande importanza del commercio di piccolo cabotaggio che veniva fin dalla Sicilia, risaliva tutta la costa del Tirreno con i piccoli scali, e quindi Agropoli era uno snodo importantissimo, diciamo, in questa fase, perché da Agropoli poi si arrivava direttamente a Salerno e a Napoli. Quindi io spero che questa idea possa andare avanti. La sovrintendenza che io dirigo ovviamente è a disposizione, mi sono messa a disposizione, abbiamo anche un laboratorio di restauro, però non lo so se possiamo aiutare anche la fondazione che c'è qui, questi De Matteis, per restaurare, insomma, per fare. Ma comunque, se c'è l'idea di
di presentare qualche opera che noi abbiamo. Anche, per esempio, adesso abbiamo scoperto un grande Antonello da Messina che praticamente stava in uno dei palazzi aragonesi, quindi se voi vorrete un'altra opera in prestito, diciamo, con tutte le didascalie nell'ambito di questi rapporti, noi naturalmente siamo disponibili ad ogni collaborazione, anche perché io, ripeto, sono campano e quindi lo faccio ben volentieri. Tanti auguri a tutti e speriamo che la mostra abbia quel successo che certamente merita. Grazie e grazie anche agli amici. La serata prosegue con il taglio rituale del nastro. Prego le autorità di avvicinarsi.